professore sulle di Prodi. Origini della fortuna di Berlusconi, questa è la cosa non che mi pare che sia stata fatta ancora chiarezza. Sulle origini della ricchezza di Berlusconi non è stata fatta. Però c'è un limite, tu sei una trasmissione pubblica, questo che sta dicendo questo poveretto è contrario, no, perché ci sono magistrati che lavorano da 30 anni rompendo il cazzo su Berlusconi. Non dica che non è stata fatta chiarezza, l'hanno fatta mille volte, non devi rompere i coglioni. La magistratura, questa parolaccia, ti prego, non è possibile sentire questa menata continua. Hanno lavorato solo su di lui continuamente. Se avessero trovato materia lo arrestavano. Non rompa il cazzo questo imbecille. Basta, è un imbecille. Lascialo stare. Tu attacchi la magistratura. Sono 25 anni che lavorano. Allora, è un'azione loro. E tu vuoi dire di parlare? Mi è passato il momento doloroso. Il tuo, sei un idiota. Il tuo pensiero. Una testa di cazzo. Il tuo pensiero è molto chiaro. Ma non è tollerabile. Hai detto che sono 30 anni. È una vergogna. Vittorio. È una vergogna, tu vergognati con lui, mi voglio dire. Hai detto che sono 30 anni, che ci sono delle inchieste che non sono state fatte. Sono inchieste, hanno rotto il cazzo. Hai detto la tua opinione, è molto chiara, è altrettanto chiara quella di Marco. Non c'è bisogno di insultare. Ma no, lui ha detto che lo sguardo è mafioso, lo ha detto, e che la magistratura ha fatto omissione. Peggio di così? No. Lavora, ha detto questo. Ha detto che nasce forse in Italia perché ha un referente e che non hanno fatto chiarezza. Lavoro da 30 anni, porca puttana. Allora, aspetta, cazzo mia, senza questo idiota. Perdonatemi, ma dimmi più che l'orrore di questa magistratura è il contrario. Non fanno vedere ai figli un volto. C'è una difficoltà a vedere il morto. Pace sepultis, studino. Dice, c'è difficoltà a vedere il morto. Prima era malato e non poteva andare all'ospedale. Ci vuole pietà, non per Rina, ma per i figli che non hanno fatto un cazzo. Allora, se muore tuo padre, lo vedi? Testa di cazzo, imbecille. Ma perché devi dire? Perché non si può dimostrare che lo dico? Mafioso, uno, perché è un coglione. Mi mandate la clip di Borgo Mezzanotte, così spostiamo in Puglia e ci calmiamo? Lui è mafioso. Vorrei la clip. Arrivo, Mario, poi arrivo.